cosa è accaduto, quando è accaduto e se è accaduta la stessa cosa, lo stesso crollo della fiducia, quando è crollato il patto fiduciario con i media? Guardi, è molto difficile da stabilire una data, diciamo così, fondamentale per questo. Direi, se mi permette, prendere la posizione contraria, di dire quando è che è stata recuperata. Ecco, per esempio, ci sono dei momenti di crisi politica, per esempio, e sociale, penso a Mani Pulite, in cui l'intervento dei media ha recuperato delle fiducie che venivano perdute. Questo vuol dire che bisogna studiare o generalmente verificare i fenomeni non quando il mondo, per così dire, è tranquillo, ma quando ci sono delle crisi. Nei momenti di crisi ci sono delle emergenze sociali, dei conflitti, eccetera, che spingono delle contraddizioni in primo piano. E in questo caso spesso i media recuperano la fiducia che generalmente perdono. Un'altra cosa che direi oggi, che una delle perdite di fiducia dei media è la questione dell'infotainment, cioè del fatto che ormai si ha fiducia dei media solo se i media vi raccontano la storia come se fosse una barzelletta, vedi Striscia la Notizia. Qual è la formula magica per interrompere questo processo? No, credo che sia molto difficile perché i media sono in qualche misura interpretanti della società, nel senso che non è che la società fa sì che i media siano così, come si dice, è che i media interpretano la società in una certa maniera. Evidentemente ci sono delle forme di interpretazione che sono adeguate a delle circostanze, poi ci sono delle trasformazioni economiche violente, sociali e anche tecniche, che fanno sì che poi effettivamente i media sono costretti a riciclarsi. L'esempio perfetto è oggi, la concorrenza dei social media è straordinaria e in qualche misura la tendenza dei giornali a calcarsi sul modello social media è fondamentale. Lo si vede dalla riorganizzazione delle categorie all'interno. Lei ricorda benissimo che una volta chi leggeva sicuramente la terza pagina era sicuro che leggeva la cultura. Oggi la terza pagina si è sparsa in tutti i giornali e in qualche misura c'è dappertutto la cultura. Ma guarda caso, oggi il Corriere della Sera recupera una sua terza pagina che si chiama La Lettura. Quindi ci sono effettivamente delle oscillazioni che si riverberano nella trasformazione del modo con cui il giornale organizza i suoi generi interni. L'inchiesta, a differenza dell'informazione detta oggettivata, no? Un ponte è caduto a Torino, bene, è un'informazione in terza persona, un ponte è caduto a Torino. L'inchiesta è un signore che va a vedere il ponte mentre è caduto, come è caduto, racconta, chiede alla gente sul posto. Qui è evidente che l'inchiesta ottiene non la verità sul fatto che è caduto il ponte è caduto, e ottiene invece delle informazioni ottenute da chi fa l'inchiesta. Lì c'è un problema diverso, che non è soltanto l'esattezza, ma la scelta dei testimoni corretti o scorretti, la scelta del momento di intervistarli, perché intervistarli subito a botta calda è una cosa, farlo una settimana dopo è un'altra, la gente ha avuto altre informazioni, e poi la sincerità della persona che vuole raccontare. Il quale effettivamente, e lì abbiamo la possibilità di distinguere non il vero e il falso, ma il sincero e lo spurio, perché ci sono anche inchieste spurie.